Giusto per curiosità, volevo sapere com'era andato il provino. La risposta è stata: sei stato mandato in America. Un paio di settimane dopo, Maurizio, sei stato scelto come voce di Elvis. Bomba ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di Elvis, film di Baz Luhrmann con Austin Butler e Tom Hanks. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella, così, in fretta e furia. E chi mi segue sa quanto io sia innamorato di Elvis. E aprendo YouTube, vedo trailer Elvis di Baz Luhrmann. Io non guardo mai trailer, perché non... è difficile che guardi trailer. Guardo sto trailer e dentro di me parte una sorta di vortice. Minchia ragazzi, il film di Elvis, favoloso, fantastico. Non lo doppio io, sto rosicando come una merda. La voce era di Jacopo Venturiero, mio collega straordinario. Sono pronto. Pronto a volare. E Tom Hanks ovviamente doppiato da Angelo Maggi. È una tragedia, però non ha niente a che vedere con noi. Vi racconto proprio tutta la storia, andiamo per gradi. Una mattina, appena tornato dalla palestra, ero a sedere sul mio trono di ceramica ed ero al telefono. Mi arriva un messaggio da parte di uno studio che dice: Maurizio, ci saresti prima di mezzogiorno per un provino? Erano tipo le 10:30. Ero... stavo... guarda, no, se vuoi vengo nel pomeriggio, dopo le 4:30. Comunque è il provino per Elvis. Quindi in quel momento lì hai capito che non era ancora stata stabilita. Esatto, io alle 17 mi presento allo studio col direttore Roberto Cammino, lo saluto. Guarda, io sono impazzito, che cavolo è successo? Perché io il trailer l'ho visto. No, guarda, siccome poi è stato visionato tutto il film, da parte di Warner Bros. America c'era la necessità di avere una voce che riuscisse a coprire Elvis da quando ha 19-20 anni a quando ne ha 42, che è l'età cui poi... Quindi hanno deciso di fare dei provini per essere sicuri su tutto il film. Va bene, ho detto, che bello. Entro in sala e faccio il provino su queste quattro scene, intorno ai 20, 30, 35 e poi nella fase finale della sua vita. Il lavoro da fare su Elvis, se lo vedete in originale, Austin Butler ha fatto un lavoro straordinario sul personaggio di Elvis. C'era l'accento del sud, la voce un po' nasale, la voce un po' sbiascicata, queste tonalità che non appartengono propriamente a me o a un doppiaggio comune, se la vogliamo mettere in soldoni. Quindi ho dovuto trovare delle tonalità che poi magari erano anche le mie, vedi, un po' il naso, un po' così, un po' anche buttata via. Quindi tu nel provino ci hai provato, ma non avevi ancora ben definito poi quello che avresti fatto. Ho seguito le direttive del direttore, nel senso primo che... primo tentativo, no? È stato un tentativo, abbiamo coperto queste quattro scene al meglio di quello che era la situazione e gli dico: Roberto, ma quindi sono state chiamate sei persone. Domani queste sei persone diventeranno tre, perché verrà fatta una prima selezione qui in Italia. Tre di quelli selezionati verranno inviati in America. Porca miseria, ok. Vabbè. Fatto il conto, siamo in 6, cioè il 16% di possibilità, però se passa la prima selezione diventa il 33. Passa il weekend, lunedì mattina, questo me lo ricordo ancora, prendo il telefono, signor Roberto, guarda, io di solito non faccio mai queste cose, però giusto per curiosità volevo sapere com'era andato il provino, se era piaciuto. La risposta è stata: sei stato mandato in America. Non ho idea, perché non ho voluto sapere chi erano gli altri 5. Sai che la tua voce è stata ascoltata da Baz Luhrmann. Teoricamente sì. Viene mandato il mio provino insieme ad altri due in America. Un paio di settimane dopo, mentre ero a Padova a fare il tatuaggio, mi arriva un messaggio dallo studio che dice: Maurizio, sei stato scelto come voce di Elvis. Io ero impazzito. Ho detto: ok, sì, dobbiamo fissare i turni, sì. Sì, inizia tutta l'ansia pre-film. Tra l'altro, esattamente la settimana prima che io doppiassi il film di Elvis, ho girato i Gentlemen. Tutti. Guarda. Finita la settimana di Gentlemen, sono tornato giù e il giorno dopo sono andato in sala. Quindi ero stanco. Quando vinsi il provino, mi scrisse il direttore dicendo: guardati i documentari di Elvis che sono su Netflix. Già avevo visto, però me li sono riguardati di nuovo per rientrare molto nel mood e nel background di Elvis, più che altro nella sua persona. Ho avuto difficoltà nella prima parte perché dovevo pensare a un sacco di cose e non riuscivo a concentrarmi appieno sulla recitazione, che dirai, ha già recitato, devi rifarlo uguale, sì, ma fallo. Mentre andando avanti, sia per il fatto che la sua voce si abbassava perché cresceva d'età, sia per il fatto che ero entrato nel mood del film generale, ha preso corpo, ha preso forma. So che dei provini che sono stati fatti, alcuni avevano difficoltà nella seconda parte della sua vita ed erano più facilitati nella prima. Io ero sicuramente più facilitato perché ho una voce bassa già di mio nella seconda parte, però vado molto in alto. Basti pensare a quando faccio Shazam, che
lo faccio quasi di testa. Quale superpotere hai? Superpotere? Non so nemmeno come fare pipì con questo. È una mia peculiarità, è una mia fortuna, tra virgolette, nel senso che io ho sempre giocato con la mia voce, lo sapete se guardate i video, e avere un ampio range mi permette di andare molto in basso, tipo la voce un po' velata, no? Un po' così, però di solito la fai comprensibile, in questo caso non doveva essere troppo comprensibile, perché lui non era comprensibile. E fare la stessa cosa poi va a darlo un po' nel naso. Utilizzando questo range vocale con le giuste proporzioni mi ha permesso di vincere questo provino per coprire 20 anni della vita di Elvis. Durante la tua prova, insomma, di questi turni, ci sono stati degli aneddoti, delle particolarità o delle tecniche nuove che hai dovuto adottare? Piccola cosa, Austin Butler, la prima volta che è stato doppiato in Italia, l'ho doppiato io, 11 anni fa, in una puntata di iCarly. Casualità. Per fortuna c'era una botola d'emergenza sull'ascensore. Che poi non l'hai più doppiato fino a... Mai più. Quando lui poi comincia con i concerti a Las Vegas, lui ha sempre il microfono molto vicino alla bocca, no? E fare questo effetto era molto difficile con l'eggio e il microfono. Quindi io cercavo di dare un po' di movimento, un po' di colo, un po' di tensione. La cosa bellissima è quando mi hanno messo il gelato in sala. Ah, fantastico! Quindi mi hanno attaccato un gelato vecchio dello studio e non avevo più neanche il problema di stare fermo direzionale. Se lui si muoveva, se lui sbraitava, io dovevo farlo ma rimanendo con la voce direzionale al microfono, se no non prendeva bene. Ma avendo il gelato avevo tutta la libertà di movimento. Quindi l'audio preso era quello del gelato? L'audio di tutte le scene di Las Vegas e del gelato. Quindi ci sono tutti i pop, si sente tutto. Sono tante persone che parlano tanto, ma alla fine dovete ascoltare solo voi stessi. Credo non sia stato neanche fatto troppo lavoro di sound effect, perché proprio rimbombava già un sacco di riverbero. Però il discorso di avere la voce così, no? Non lo puoi fare. Infatti non funzionava. Alcune le avevamo fatte, le abbiamo ridoppiate col gelato, ma sono venute poi sentendole ieri sera al cinema. Fighe. Molto fighe. Quando lui cominciò a Las Vegas era il 72. Che microfoni avevi nel 72? Non i microfoni che hai adesso. A un certo punto, quando c'avevo dei pezzi lunghi, me li imparavo a memoria e non stavo neanche lì a leggere. Tenevo il microfono col filo e me ne andavo in giro per la sala. Non avevo bisogno di stare fermo. L'audio ce l'avevo io. Ed è stato spettacolare. Cioè, per me è stata una soddisfazione immensa. Mi sono scoperto più legato ad Elvis di quanto pensassi, per vari motivi. Se vedrete il film capirete perché. Un'altra cosa molto bella è stata la sensazione che ho provato ieri. Mi sono sentito tante volte al cinema, perché sì, ormai faccio questo lavoro da 15 anni, ma ieri è stato diverso. Perché appunto nasce tutto da una passione che avevo da quando ero piccolo, per il fatto che ho sempre ascoltato Elvis, da questo trailer che mi fece rosicare perché non lo doppiavo io, all'essere poi in sala con papà di fianco, papà mega fan di Elvis. Ce l'ha trasmessa lui questa, sì, passione? Sì, Celentano, Elvis, Don Bucky, Little Richards, queste sono tutte cose che mi faceva sentire papà quando ero piccolo. Infatti quando papà ha detto che ho vinto il provino di Elvis è impazzito. Per vederlo sono andato a Prato, per vederlo con papà. I complimenti che mi ha fatto mio padre non me ne può fare nessuno. È la soddisfazione più grande. Sì, sì, cazzo. Voglio ringraziare il direttore di doppiaggio, Roberto Cammino, che ha pensato a me come una delle voci, Fonico che è impazzito a starmi dietro, Warner Bros Italia, Warner Bros America. Voglio ringraziare tutti, perché poi ragazzi il film è a livello mondiale. Io stando a Milano ho la fortuna di poter andare a vedere i film in lingua originale, ma questa volta andrò a vedere in italiano perché sono molto curioso. Guarda, questa volta Paolo farà il doppio sacrificio. Uno perché è in italiano e due perché è di Baz Luhrmann. Io odio Baz Luhrmann, però lo vado a vedere per te. Ragazzi, spero abbiate visto Elvis, se non l'avete visto correte a vederlo. Quando doppierò un'altra cosa fighissima faremo un altro video dove avrò doppiato una cosa fighissima. Sempre che questo non sia il mio canto del cigno, ma... Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, condividetelo, fatelo vedere ad amici, zii, cugini, parenti, compare, nipoti. Noi ci vediamo al prossimo vlog. Ma come lo direbbe Elvis? No, ti prego. E noi ci vediamo al prossimo vlog, dove non so cosa dirò, ma lo farò. La sai quella del tizio che entra nel bar con la maglietta al contrario? No? Non la so nemmeno io. Però quello che so è che sul canale ci sono un sacco di altri video fantastici. Non aspettare, guardali tutti, più volte. Tipo, se l'hai visti di fila, guardali poi sparsi.